parte del suo sì, della confermo perché li ha visti visivamente, ha alzato il braccio, come lo trattano, sì qualcuno che più o meno ha individuato, ha riconosciuto. Finalmente il comandante delle guardie ha imparato a rispettare il Papa e a non inserirsi in mezzo tra il Papa e la gente. Eravamo, come dire, in qualche modo preparati a che potesse accadere ancora una volta, come già nel giorno dell'inizio del pontificato. È più forte di lui, non riesce a fare a meno proprio del bagno di fuoco, è bellissima questa. È bello però che la Jeep stava... Ha visto i suoi. La Jeep stava proseguendo e ha dovuto insistere quasi. Questo bagno di folla, ma anche la personalizzazione, no? Cioè non è stare in mezzo alla massa, ma avere un rapporto con ciascuno dei presenti in mezzo alla folla. Rientra anche questo, direttore, nell'essere sacerdote, poi vescovo, certo. Poi c'è pastore. Abbiamo visto le immagini che ci sono arrivate dai colleghi di Canale 21, che ci ha portato anche Clara Iatosti del suo viaggio in Argentina, come lui dopo la messa si perdesse in mezzo alla gente, come non avesse occupazioni, come non avesse altro da fare. Evidentemente così non è, però ricordiamoci che per Papa Francesco il recupero della dimensione affettiva, emotiva, è un fatto importante, perché abbiamo razionalizzato troppo la fede.